canzone, dillo per noi alla gente. Chi disprezza le maschere capisce poco niente. Fugge la verità. Fugge la verità. Le maschere a nessun fa male, specie a chi sa comprendere la vita è un carnevale. Buonasera, buonasera a tutti. Buonasera, buonasera. Siamo qua su Radio Sankara e io mi presento, sono Luca Bonuccelli del Movimento dei Carnevalari e insieme a me c'è Walter Martinelli. Sì, sono qui. Walter, Walter, che bella cosa, che bella iniziativa che è questa, iniziativa sul carnevale, visto che si entra ufficialmente nel periodo di carnevale, allora stasera siamo qua per parlare di musica di carnevale, della storia della musica del carnevale, dai suoi albori fino ai giorni nostri. E di cosa parleremo, Walter? Praticamente per l'occasione del 150esimo anniversario del Carnevale di Viareggio abbiamo pensato anche coi carnevalari che patrocinano anche la trasmissione, oltre a ringraziare nel frattempo Radio Sankara che ci ospita e salutare Alessandro Giusti in regia. Abbiamo pensato di ripercorrere la storia musicale del Carnevale di Viareggio, però anche perché tanto è stato detto, tanto è stato scritto, guardandola con un occhio diverso dal solito, che poi ora spiegheremo come. E sarà un viaggio dal 1921 fino ad ora, e per fare questo abbiamo scelto 20 canzoni, che naturalmente sono state scelte arbitrariamente da noi, però secondo noi sono importanti e significative per il discorso che andiamo a fare, che andremo a fare e che ora tra poco spiegheremo. Quindi. E allora faremo questo percorso all'interno della storia musicale della manifestazione, che è interconnessa con il carnevale stesso, no? Con lo sviluppo del carnevale. E si parte proprio dalla canzone che poi è la canzone inno, simbolo, principe del Carnevale di Viareggio, vero Walter? Sì, ora prima sì, volevo fare una premessa per spiegare qual è il punto di vista diverso col quale guarderemo tutta la storia della musica carnevalesca viareggina, ed è un punto di vista che è stato suggerito da una riflessione di Antonio Gramsci. Antonio Gramsci, il grande pensatore italiano che tutti penso conoscano, quando fu condannato al carcere durante il fascismo e non uscì più dal carcere, morì in carcere poi, e scrisse tante cose nel carcere, raccolte in parte nei quaderni dal carcere di Gramsci, e all'interno in questi quaderni lui analizza tanti argomenti che evidentemente gli interessavano. Interessava puntualizzare e fa delle riflessioni molto importanti perché era un grande pensatore. All'interno di tutti gli argomenti lui individua anche una sorta di studio del folklore. All'interno dello studio del folklore si occupa anche della canzone popolare e fa una riflessione che secondo me è importantissima per tutto, ma anche per il carnevale, perché secondo me spiega anche certe dinamiche nella musica del carnevale dal 1921 ora e che si sono succedute. Cioè praticamente lui dice dunque si occupa di cultura popolare, che lui individua come concezione del mondo e della vita delle classi subalterne in contrapposizione con la cultura delle classi dominanti, che oggi diremmo la cultura mainstream, no? E in particolare si sofferma sulla produzione del canto popolare. E lui dice: una divisione o distinzione dei canti popolari formulata da Ermolao Rubieri, che era un esperto politico, scrittore, poeta, patriota e che ha fatto una storia della poesia popolare italiana nel 1877, dice appunto, Rubieri ha fatto questa distinzione: canti composti dal popolo per il popolo, canti composti per il popolo ma non dal popolo, quelli scritti né dal popolo né per il popolo, ma da questi adottati perché conformi alla sua maniera di pensare o di sentire, cioè alla maniera del popolo. Mi pare che tutti i canti popolari si possano e si debbano ridurre a questa terza categoria, poiché ciò che contraddistingue il canto popolare nel quadro di una nazione e della sua cultura non è il fatto artistico, né l'origine storica, ma il suo modo di concepire il mondo e la vita in contrasto con la società ufficiale. In ciò e solo in ciò è da ricercare la collettività del canto popolare e del popolo stesso.
Ecco, questo è la, diciamo, lo sguardo, l'angolazione col quale noi guarderemo tutta la storia della musica carnevalesca via Regina. Cioè, in sostanza, cercheremo di capire quanto è popolare, come è popolare, se è popolare e quali canzoni sono popolari, ecco. Sulla base di questa definizione. Si parte già con una bella analisi su cosa, della musica di carnevale. Allora, si diceva che prima c'è una data spartiacque all'interno del carnevale di Viareggio, no? È stata adottata, ora sappiamo, quest'anno sono i 150 anni del carnevale, quindi si festeggia questi 150 anni, è stata adottata principalmente la data del 1873, no? Come inizio, ma sappiamo benissimo anche da le ultime ricerche che sono state fatte che il carnevale di Viareggio parte già da prima, perché c'era già un qualcosa, no? C'era già un qualcosa di organizzato che era partito già da prima. E però c'è una data precisa, e quella la sappiamo, e siamo consapevoli di quella data lì, che è il 1921. Certo. Nel 1921 praticamente cosa succede? Nasce realmente il carnevale che possiamo definire carnevale moderno di Viareggio. Ovvero, dalla famosa leggenda, no, che vuole che gli organizzatori del carnevale siano andati dal maestro Giacomo Puccini per chiedere una canzone per il carnevale, e da lì nasce questa data spartiacque. Perché? Perché porta il carnevale di Viareggio a trasformarsi da un qualcosa di anche quasi spontaneo, no? Delle iniziative spontanee ma molto piccole che rimangono all'interno della città, si trasforma e si trasferisce sui viali a mare. Trasferendosi sui viali a mare, questo carnevale assume un'altra identità, no? Perché da festa popolare diventa anche una festa prettamente anche turistica, perché si lega, no? Anche a quella Viareggio turistica che era separata dalla Viareggio popolare della cittadina, no? del paese. E lì ci sono le tre grandi innovazioni che vengono portate, che sono la canzone ufficiale, la prima canzone ufficiale, che ora andremo a scoprire, che è la Coppa di Champagne, la storica Coppa di Champagne, il Carnevale a Viareggio, la rivista ufficiale, ovvero una rivista che va a raccogliere al suo interno praticamente tutto il programma dei festeggiamenti del carnevale, e quindi diventa anche un archivio, no, annuale di tutte quelle cose che vengono fatte all'interno del periodo di carnevale. E poi ovviamente lo spostamento dall'interno della città, quindi dalla Via Regia, dalla parte più popolare, ai viali a mare, dove poi su questi viali a mare i carri potranno esprimere il massimo del loro potenziale, e da lì poi cresceranno e diventeranno quello che sono diventati adesso, quindi le grandi costruzioni dei maestri della cartapesta. Ma ritorniamo sulla musica del carnevale e parliamo proprio del il carnevale di Viareggio, ovvero sulla Coppa di Champagne. Siamo il carnevale, che rumore, che follia, l'universa frenesia che rinascere ci fa. Carnevale come un sogno di lussuria e di splendore, passan facili le ore nel suo sogno di beltà. Hoi lì, hoi lì, hoi là, musica tango, maschera rango, viva Viareggio, viva il vostro, musica tango, maschera rango, viva Viareggio, viva il vostro. Sulla coppa di champagne non c'è più tristezza al mondo, tracanniamo il vino biondo alla gioia del carnevale.
passa un'ora di debolli, bionde brune la vostr'ora, date baci e baci ancora per la gioia del carnevale. Olì, olì, olà, musica tango, maschera tango, viva Viareggio, viva il vostro. Musica tango, maschera tango, viva Viareggio, viva il vostro. Ecco il corso mascherato, par l'inferno in paradiso, trombe, canti, bocche e riso, la vertigine in città. Viva i carri esilaranti e le maschere in sollazzo, carnevale il vecchio passo. E questa è la mitica coppa di champagne, ovvero il Carnevale di Viareggio, l'inno ufficiale del Carnevale, che viene adottato fin dall'inizio. E cosa possiamo dire, Walter, su questa canzone? Sulla coppa di champagne non c'è più tristezza al mondo, tracaniamo il vino biondo alla gioia del Carnevale. Passa un'ora di debosce, biondo e brune la vostra ora, date baci e baci ancora per la gioia del Carnevale. Naturalmente non potevamo partire che da questa canzone, la prima, la più bella, la più storica, l'inno ufficiale. Però qualcuno potrebbe obiettare, ma questa canzone non ha per niente una nascita popolare. Infatti questa canzone non nasce come canzone popolare, quindi la canzone nasce per una scelta deliberata. Gli organizzatori dell'epoca si rifanno molto probabilmente alla tradizione del Carnevale di Nizza, che era più antica, non come corso ma come musica del Carnevale. Tra l'altro questa tradizione della canzone del Carnevale di Nizza, quindi la canzone era in francese, durerà fino, se non ricordo male, gli anni 50 o 60, e poi improvvisamente si perderà la tradizione e al giorno d'oggi il Carnevale di Nizza non ha una canzone, diciamo, carnevalesca come noi. Qualche anno fa fu ospite al Festival di Burlamacca Nisi Drò, che è la massima esperta probabilmente mondiale del carnevale e tra l'altro è di Nizza, e ci raccontava appunto che era un po' molto dispiaciuta del fatto che a Viareggio continuava la tradizione ogni anno produzione di canzoni del carnevale nuove, invece a Nizza si era persa. Quindi in realtà la canzone sulla coppa di champagne, che in realtà il titolo vero lo sappiamo tutti è il Carnevale a Viareggio, nasce per una scelta organizzativa, una scelta spettacolare, guarda, cioè nasce a tavolino. Tant'è vero che per comporre la musica si va a ricercare Icilio Sadun, che era un grande musicista. Ora noi a Viareggio lo conosciamo per le canzoni che ha dato al Carnevale, ma lui era un grande musicista, ha scritto anche operette, era un musicista completo. Per dire, quando compone, nel periodo in cui doveva comporre la canzone, lui era direttore d'orchestra al locale Maxime di Parigi, che era uno dei principali locali nel mondo, diciamo, ecco, per intendersi. Quindi questo era il livello. Quindi la canzone non ha una nascita popolare. Ma questo non è in realtà un grosso problema, perché abbiamo appena letto che Gramsci ci dice che la nascita di una canzone è poco importante ai fini della sua essere popolare. È quello che fa il popolo con questa canzone che fa la differenza. Esatto, è l'utilizzo, cioè se canzone. Il popolo la fa sua, e magari la utilizza anche con significati diversi da quelli pensati dall'autore, è popolare, perché il popolo piglia, prende e fa quello che gli pare, come giusto che sia, e gli dà il significato che gli pare. E in questo caso abbiamo subito l'episodio storico della canzone, che evidentemente comunque era piaciuta ai viareggini, è rimasta nella testa, per cui... dopo il Carnevale, è un episodio che è abbastanza noto, lo riassumo, ma insomma nell'ambito di quelle che venivano chiamate spedizioni punitive da parte dei fascisti, i fascisti attaccano il club, la Camera del Lavoro a Viareggio, e a presa di giro, e anche questo è importante perché la canzone viene presa come canzone di denuncia della violenza, ma sempre con un tono carnevalesco. Vengono derisi i fascisti in questa canzone, e un giovane operaio, Gino Guidi, compone sulla musica sulla coppa di champagne un testo che è quello, diciamo, che è abbastanza noto. Comunque noi ora qui lo ricorderemo, non lo faremo sentire. Io mi ricordo che questa canzone è stata incisa negli anni 70, questa versione, e che, ci dicono le cronache, lui le scrisse e le attaccò il volantino con il testo sulla porta della Camera del Lavoro,
E subito piacque questa cosa, per cui tutti andarono a ricopiare, e ecco, questo è anche il motivo per cui esistono due o tre versioni, perché magari qualcuno ci ha cambiato le parole nel tempo. Sì, sì, sì. E la canzone diceva, ora io non la canto sull'area di sulla coppa di champagne, ma si capisce benissimo la metrica. Sulla piazza del mercato c'era un quadro molto triste. Il quadro era un quadro di Lorenzo Viani, quindi era triste perché Lorenzo Viani faceva sempre questi quadri così un po' apocalittici. I fascisti alle conquiste l'han voluto fracassare. Quattro facce d'affamati, quattro ceffi di ribelli, sono loro, sono quelli che bisogna bastonare. Cioè, c'è la denuncia, no? C'è la denuncia, ma c'è anche la satira. Ma c'è subito la redizione. C'è cioè, anche la satira, cioè, è molto carnevalesca questa canzone, no? E poi il ritornello dice: han devastato, hanno incendiato, spargendo ovunque sangue e terror, ma il Viareggino non è cambiato, bandiera rossa è il suo color. In realtà il ritornello è proprio questo, soltanto dopo l'ultima strofa la canzone si conclude dicendo: ma il Viareggino non è cambiato, bandiera rossa trionferà. Ma in realtà, diciamo, all'interno della canzone di ritornello dice: bandiera rossa è il suo color. Quindi comunque è una canzone anche forte politicamente, insomma un'affermazione forte. Esatto. Però la strofa prima ha deriso, poi ora se si legge tutto il testo è derisorio, perché per esempio una delle questioni è che i fascisti hanno attaccato la camera del lavoro e il club degli operai in un orario in cui notoriamente gli operai sono al lavoro, quindi lo trovano deserto e possono spaccare tutto liberamente. E la canzone infatti a un certo punto dice: erano in 100 contro 10 tavolini, no? Diciamo, che eroi sono questi, no? Quindi la strofa è tutta derisoria, il ritornello è tutto di affermazione e denuncia. E allora, diciamo, questa canzone è subito in realtà popolarizzata, per quello che abbiamo detto prima. Il popolo se la prende, la stravolge, la riadatta, ci dice quello che vuol dire, esatto, e diventa, diciamo, esatto, un messaggio di questo tipo. Quindi la canzone, che è nata, preconfezionata, per un obiettivo che poteva anche al limite essere turistico, e il popolo se la prende e non fa sconti a nessuno, e quindi è popolare. È una canzone popolare questa. Ma non solo. La canzone diventa talmente patrimonio popolare che addirittura qualche anno dopo, nel 1924, verrà composto un inno del Viareggio Calcio, riportato sul libro del Valderoni scritto per i 70 anni del Viareggio Calcio, dove praticamente sempre sulla musica di Icilio Sadun viene scritto questo inno e dice: soccorriamo al gran cimento, affrontiamo le battaglie, sulle nostre eroiche maglie devon sempre trionfar, sotto il vento e sotto il sole entusiasti combattiamo, baldi giovani noi siamo che saprem tutti piegare. E poi il ritornello dice: indomiti e forti siamo una schiera, la nostra bandiera trionferà, indomiti e forti siamo una schiera, la nostra bandiera trionferà. Quindi popolarizzata anche per lo sport meglio, più popolare, diciamo, che potesse esistere, no? Di così. Quindi Gramsci ci ha subito dato la lezione. Esatto. Questa è popolare, punto. Questa è popolare. È una canzone, la Coppa di Champagne, nonostante gli anni, perché ha i suoi anni, rimane veramente nel cuore dei viareggini e viene adottata come canzone ufficiale. Ma da qui si parte con una grande storia, perché la Coppa di Champagne è l'inizio di una grande storia, che è quella della musica del Carnevale di Viareggio. E da lì in poi praticamente ogni anno viene fatta la canzone ufficiale, che diventa praticamente l'inno del Carnevale dell'anno corrente. Sì, e infatti subito nel 1922... esce un'altra canzone che è storica, la conoscono tutti. Io dico sempre che per me è la più bella canzone del Carnevale, escluso sulla Coppa di Champagne, che è esattamente questa. Questa qua. Permesso, eccoci tutte quante, dell'uomo siamo le maschere in veste stravagante. Il folleggiante torniamo ogni stagione, vaghe fruscianti fatue, torniamo sulla canzone. Che con noi vive mor, che con noi vive mor, noi siamo il trionfo di tutte le età, il volto sincero dell'uomo.
qua Pulcinella, Maccaronata e Napoli, Arlecchino e Brighella. Piazzetta Redentor, Piazzetta Redentor, Tenterello, Cascine e Biancone, il Valentin Gianduia, Pierro sotto un balcone. Manda un sospiro e muore, manda un sospiro e muore, noi siamo il trionfo di tutte le età, il volto sincero dell'umanità. Canzone, dillo per noi alla gente, chi disprezza le maschere capisce poco niente. Fugge la verità, fugge la verità. Le maschere a nessun fa male, specie a chi sa comprendere, la vita è un carnevale. Per chi piglia la sa, per chi piglia la sa, noi siamo e questa è Maschereide. E cosa si può dire su Maschereide? Canzone, dillo per noi la gente, chi disprezza le maschere capisce poco o niente. Le maschere a nessun fa male, specie a chi sa comprendere, la vita è un carnevale. Ecco, questi sono parole versi semplici che... Esatto, questi sono versi che andrebbero, credo, tatuati sulle sì, braccia esatto. dei bambini. Ma quando nascono. Infatti veramente... non è un caso che il titolo della trasmissione sia proprio Canzone, dillo per noi alla gente, perché comunque riassume anche un po' tutto il percorso che faremo, parlando appunto della musica popolare, quindi se esiste, se è stata fatta e cosa voleva dire il popolo quando la faceva, la cantava o la faceva sua. Esatto. E di questa canzone si deve dire che il successo del 1921 della canzone ufficiale evidentemente è talmente fragoroso a livello popolare, abbiamo detto, il popolo subito si fa sua la canzone, diventa sua, che naturalmente anche nel 1922 il comitato decide di replicare e fare una nuova canzone, diciamo, ufficiale. E come detto, dal 1921 parte la tradizione della canzone ufficiale, ma secondo me, diciamo, dal 1922 è nell'anno 1922 che il comitato capisce quanto sia importante la canzone ufficiale, perché il popolo la vuole, la aspetta e aspetta di vedere cosa dice e aspetta anche di criticarla e aspetta di modificarla sempre per quello che gli interessa. E infatti questa canzone, che è un po' il complemento di sulla coppa di champagne, infatti gli autori sono gli stessi, Sadoun, Maffei. Sì, infatti si legano entrambe si molto legano perché bene, sulla coppa di champagne descrive il carnevale. Esatto. Maschereide descrive le maschere che sono le protagoniste del carnevale. Esatto. E quindi sono complementari. Io ho sempre detto, Maschereide è una dichiarazione di intenti. Esatto. Del carnevale. È un manifesto. È un manifesto di quello che deve essere il carnevale, la cultura carnevalesca vissuta dal popolo, dalle maschere. Però c'è un problema su Maschereide. Cioè, Maschereide, proprio perché anche la coppa di champagne era piaciuta così tanto, all'inizio fatica un pochino. Sì, a tecchire, ora, vero? Ma diciamo, noi non abbiamo purtroppo notizie complete, però abbiamo dei resoconti, per esempio, dai giornali dell'epoca. E certamente, però, questo è indice, nascono delle polemiche, diciamo, no? Quindi, Maschereide, canzone ufficiale, grandi polemiche in città. Questa cosa però è anche un segno dell'interesse appunto del popolo. Ci sono delle critiche dovute al fatto che secondo alcuni è troppo un po' troppo impegnata, no? Troppo temi, anche perché appunto hai detto te, è un manifesto di intenti, insomma Maschereide, se si legge bene il testo, è un manifesto politico quasi, cioè è una roba importante, no? E naturalmente qualcuno, si dice sempre così, Valeroni nel suo libro li chiama capocarichi, non so cosa volesse intendere, ma insomma, capocarichi, non so cosa volesse intendere, ma la parola, diciamo, si riesce un po' a capire, sai, quella gente che mette bocca un po' su tutto, senza sapere bene le cose.
e perché ritenuta troppo impegnata. Dice: dove sono i frizzi, i lazzi, le girandole dell'umorgraio, l'incitazione sessuale, dov'è la salta, la droga, il condimento piccante, insomma il buon appetito e la digestione della canzonetta? E allora l'autore del testo, che era Maffei, e la musica era sempre di Sadun, fa una versione alternativa, cioè del tipo a polemica con polemica si con risponde, polemica. Tutto molto popolare, e dice: ah, la volete sbracata? E io ve la faccio versione sbracata. E scrive la versione che si chiama Beoneide. Beoneide che dice: permesso, eccoci tutti quanti, rincotti come tegoli, si va un po' traballanti. Ma stiamo in gamba ancora, ma stiamo in gamba ancora. Le tasse sul vino stanno male, non si può più vivere, addio stoppa serale. Chi ce la pagherà, chi ce la pagherà? E poi va avanti e questa canzone, cioè questa versione, comunque nel corso degli anni poi si perderà. E quindi tutti conosciamo la Maschereide con il testo che abbiamo detto importante, impegnato. Esatto. E quindi diciamo forse avevano ragione gli autori inizialmente, doveva essere quello il testo, però comunque questa cosa ci ha sempre fatto molto ridere, no? Abbiamo parlato tante volte anche in varie occasioni, questa cosa fa un po' ridere, che su polemica diciamo alla volete scazzona, io la faccio scazzona, guarda che so fare, no? Esatto. E tra l'altro ora noi non la sentiamo, però possiamo dire che lo scorso anno in concomitanza con i 100 anni di Maschereide i Carnevalari hanno inciso la canzone Beoneidi, e quindi Beoneidi, si può trovare su YouTube la versione completa della canzone, e che è molto comunque divertente anch'essa. Beh, Maschereide, quindi diciamo che la musica carnevalesca si poggia su due basi, su due colonne, che sono queste due canzoni, che una è stata introdotta e presa praticamente come inno, che è la Coppa di Champagne e Maschereide. Quindi su queste basi poi si costruisce tutte le musiche, tutte le canzoni che verranno dopo, che saranno le canzoni ufficiali del Carnevale. E poi vedremo anche più avanti quanto si spazierà, no? Anche su tante tematiche diverse e soprattutto anche con stili diversi. Sì, tra l'altro ora stavo notando proprio in questo caso che la canzone, diciamo, fatta scazzona, comunque dice: le tasse sul vino stanno male, non possiamo più vivere, addio stoppa serale. Cioè anche nella canzone, insomma, scazzona, comunque una piccola polemichina sulle tasse ce l'ha voluta mettere. Cioè, allora, questo è importante, no? Perché a volte si dice: ma i reggini sono troppo polemici. Sì, è vero, però è la nostra natura. Cioè, un po', cioè, è così. E anche quando facciamo la canzone scazzona ci scappa sempre, diciamo, una piccola invettiva, una divertente. Piccola invettiva, esatto. Però, diciamo, noi ora andiamo avanti con la storia, ma la storia qui si fa non bella, perché 1922 incomincia a farsi più forte la stretta del fascismo sull'Italia, e naturalmente ora vedremo influenzerà e non poco anche la musica carnevalesca. Picchia, più si picchia e ne non vuole andare.
questa era Il Circo Equestre del 1924 e si sente già dal testo e si capisce che c'è qualcosa che non va, vero? C'è Walter? Qualcosa che è successo, ma intanto va fatta una premessa. Questa era una canzone del carro, era la canzone del carro Circo Equestre, quindi va letta insieme al carro come colonna sonora di un carro. E qui nasce anche la canzone del carro. Nasce anche la canzone del carro, cioè i carri del Carnevale di Viareggio sono pensati multimediali fin dall'inizio. Addirittura nasce prima dell'introduzione della carta della tecnica della carta a calco. Cioè, prima ancora della tecnica della carta a calco, i carristi rendono multimediali i carri. La canzone è la colonna sonora del carro Il Circo Equestre. E tra l'altro c'è da dire che questa tradizione delle canzoni dei carri, per certi versi, è sicura, questa è popolare fin dall'inizio, la canzone del carro. Perché? Mentre comunque la canzone dell'ufficiale del carnevale passava comunque da un'istituzione cittadina, ma insomma un'istituzione che era il comitato carnevale, quindi diciamo, sai, le istituzioni devono sempre un po' in qualche modo mediare, no? C'è sempre una mediazione col potere. Mentre invece, essendo questa canzone legata a un carro, questa nasceva negli hangar, dove negli hangar all'epoca non c'erano, ma dove facevano il carro, quella nasceva sicuramente dal popolo. Ma comunque, come abbiamo detto, Gramsci ci dice che non è che ce ne possiamo anche un po' infischiare di dove sia nata. Questa comunque è popolare. Le canzoni dei carri sostanzialmente sono popolari, già di nascita, difficilmente escono da una istituzione. Questa canzone qua, appunto, ha questo testo che è abbastanza ambiguo, soprattutto se è letto insieme al carro, in cui era rappresentata una figura in camicia nera che con un bastone batteva questo povero miccio, cioè l'asino, e che, dicono le cronache, qualcuno aveva un nastro tricolore, potrebbe far pensare al regime fascista che stava un po', diciamo, bastonando l'Italia. Ora, in realtà, è difficile dire se era veramente così, si trovano versioni di ogni tipo, sono versioni che dicono sì, era chiaramente una critica, una denuncia più che una critica, una denuncia, perché insomma dire è inutile picchiare è una denuncia forte contro il fascismo, mentre altri dicono ma no, non era così, in realtà parlava di altre cose, voleva, non c'era una fronda. Sai, d'altra parte il 1924 è un anno particolare perché praticamente c'era stato 28 ottobre 22 a marcia su Roma. Due giorni dopo Mussolini era diventato presidente del Consiglio e poi nel 1924 ci fu l'omicidio di Matteotti, che se ne parla sempre molto, ma probabilmente fu per l'Italia qualcosa di assolutamente sconvolgente. Non so, ora butto lì, ma tipo le Torri Gemelle per l'America, cioè veramente cambiò tutto. Da una parte il regime divenne ancora più duro, dall'altro qualcuno che magari inizialmente aveva anche appoggiato ebbe un qualche ripensamento. Poi alla fine fu che naturalmente il regime diventò più duro e non sappiamo che fine abbia fatto, diciamo, Guido Baroni, che era l'autore del carro Circo Equestre. Però anche qua torniamo al solito discorso, ma in realtà, se il carro volesse alludere a una critica antifascista, a una critica antifascista contro il fascismo, oppure no, è poco importante. Quello che è certo è che molti di viareggini la interpretarono così. E torniamo al solito discorso che diciamo. Esatto. Cioè, se la canzone la gente la interpreta in quella maniera lì, è chiaro che poi la canterà in quel senso lì, no? Capito? Il popolo sposa la musica. Il popolo sposa la musica. La interpreta sua, come ritorna e la fa sua, e quindi a quel punto è anche ridicolo dire ma la canzone originariamente parlava d'altro. Ci sono tante canzoni popolari che, se si va a vedere, parlano d'altro in origine, e poi però della canzone napoletana ci sono alcune canzoni che noi che non siamo napoletani riconosciamo come canzone dell'orgoglio napoletano, ma che se va a vedere il testo non è che dice come siamo orgogliosi, cioè o soldato innamorato, non è che dice, ma è il popolo napoletano che ha scelto quella canzone lì, l'ha fatta simbolo del suo orgoglio napoletano, e tutti noi che non siamo napoletani li conosciamo come simbolo dell'orgoglio. Quindi in realtà a quel punto chiedersi perché hanno scritto quella canzone lì diventa, ai fini nostri della questione della storia popolare, diventa inutile, diciamo, ecco. Non sappiamo
la verità, ma non ci interessa. Chissà, ci interessa l'interpretazione che viene data. Giusto, la interpretiamo ovviamente. Nel 1924 c'è un'altra canzone del Carro che è molto importante e che è esattamente questa. Eccola qua. Andasti un giovinastro a gran veglione, al braccio ti abbiamo visto di una bionda, e ci facevi il nesce e il burbiglione, mentre palpavi l'anca sua rotonda. Le bottiglie del buon vino, il cognac ed il poncino, il ripieno del panino, te li sei scordati già. Li mangiasti alla morina, di tordelli una dozzina, si lamenta poverina, o chi mai li pagherà, tra la la la. La, la, la. Di sogni e di par d'essere all'inferno, portato a volo da tremendi draghi, e invece sei nel crudo dell'inverno, e i creditori aspettano che tu paghi. Caramelle, gianduiotti, pasticcini e gran confetti, se domando ci rifletti, chi li paga non si sa. Lo champagne nei pacchetti, i coriandoli a gran getti, dei sorbetti, te li sei scordati già, tra la la la, tra la la la. Con tutte le cocotte tu danzasti, sepolto ne ho scopristi sotto il seno, al pagliaccetto rosa che portasti nel salottino verde al pian terreno. Al veglion dietro la quinta, la bebè tutta ritinta, ce la fece ad assi vinta, lo ricordi tra la la. La contessa con la figlia ti faceva l'occhio di triglia, ti troncasti quasi in figlia, salutando tra la la, tra la la la, tra la la la. Domattina molto presto sarai vivo, sarai desto, ma però sarai più mesto. Questo vizio tra la la, tra la la la, la, tra la la la. Risveglio dopo l'orgia del 1924, si passa da Circo Equestre a questa canzone che al suo interno ha un messaggio molto carnevalesco, ma si sa, in quel periodo lì tante cose non si potevano dire quindi si doveva variare un attimino. Anche questa è una canzone, diciamo, per un carro, il carro Risveglio dopo l'orgia. E quindi anche questa nasce dal popolo, è una canzone popolare fin dalla nascita. E allora è interessante per questa canzone andare a vedere, vabbè, nasce dal popolo, ma cosa voleva dire il popolo? Perché la canzone, se si fa un po' di attenzione, è una sorta di riscatto popolare, no? Perché la canzone narra di questo giovinastro che si capisce un figlio del popolo, non diciamo dell'elite, ma probabilmente neanche della media borghesia, un figlio del popolo, che riesce a intrufolarsi in questo veglione. Quale veglione? Non si sa, ma diciamo è bello pensare che si intrufoli al veglione del colore, che era il veglione più importante che veniva fatto all'epoca. Un veglione pieno di contesse con le figlie. Veglione di colore era un veglione che per partecipare richiedeva o l'abito da sera per gli uomini, e per le donne l'abito da sera in tema colore, con il colore scelto per ogni anno. Ogni anno c'era un colore, e i colori non erano bianco, verde, erano tipo argento con guarnizioni rosa, cioè erano abiti elaborati. Questo giovinastro non si sa come riesce a, diciamo, intrufolarsi nel veglione. E naturalmente, diciamo, in un ambiente abbastanza sofisticato come è questo veglione, subito si mette in luce per i suoi modi un po' goffi, no? Dici, ti troncasti quasi in chiglia, no? Cioè, fatto un inchino non elegante, ma piuttosto impetuoso, che richiama il movimento che fanno le barche quando, diciamo, si impennano sull'onda e poi ricadono nel vuoto dopo. Quando ricadono e fanno infatti lo splash, no? Però il giovane, diciamo, ha i modi goffi, ma evidentemente ha delle qualità, perché comunque la contessa con la figlia vede subito e ti fa l'occhio di triglia, cioè
E vieni qui che insomma sei goffo, ti sgrezzo io, ma esatto. E allora, infatti, ma non solo, diciamo, è bramato alla fine un po' da tutto, dice con tutte le cocotte tu danzasti. E questa era la canzone preferita di Mario Tobino. Mario Tobino nel suo libro lo dice, era la sua canzone preferita, spiega perché, descrive come lui interpretava la canzone, perché naturalmente come tutte le canzoni ognuno si fa una scena nella testa. E dice a un certo punto che comunque questo giovane dai modi così goffi ha una sua, diciamo, eleganza popolare. Soprattutto dice quando dice: sepolto un neo scoprissi sotto al seno, al pagliaccetto rosa che portasti nel salottino dal pianterino, che è un modo molto elegante per dire che si è partato con una signorina e che l'ha spogliata. Esatto. Diciamo, però è un modo molto elegante, ed è comunque un modo molto elegante anche per questo giovane di farlo, no? Si percepisce il lento svelamento, non è che va lì e li strappa, no? Insomma, il ragazzo ci sa fare, si direbbe, no? Ci gira intorno, ci gira ma ti intorno. Fa capire. E probabilmente anche per questi suoi modi goffi, ma insomma che ci sa fare, conclude dicendo che al veglion di una quinta la bebè tutta ritinta ce la fece a darsi vinta. È bramato, insomma, diventa un po' l'oggetto del desiderio di questo veglione. Cosa resta alla fine del veglione? Resta probabilmente un gran mal di testa che dovrà curare la Morina, che è presumibilmente la sua fidanzata, e restano i soldi che ha speso, cioè quello che ha speso, che chi li paga non si sa, i coriandoli a grangetti, chi li paga non si sa. E allora è anche però una bella conclusione questa canzone, perché sostanzialmente è una canzone del riscatto, diciamo, popolare. Questo giovane del popolo con i modi goffi, però insomma ci sa fare e nell'alta società piace. Sì, è vero, è un sogno che dura una notte. Quando si risveglia è il solo povero, esatto, no? Risveglio dopo l'orgia. E lui quando si sveglierà con il mal di testa, si sveglierà con la sua povertà, presumibilmente. È quasi una cenerentola carnevalesca. Eh sì, no? È un cenerentolo carnevalesco, no? Però bisogna dire che è vero, lui alla fine poi avrà i creditori che gli ricorderanno la parte negativa della serata. Però probabilmente, e secondo me diciamo il successo della canzone è anche questo, pensa, ma se è successo vuol dire che può succedere. Esatto, esatto. Bella, 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 bella anche questa analisi qua del Risveglio dopo l'orgia, che è una canzone che entra di diritto poi nei cuori dei viareggini, perché è una canzone che insieme a Maschereide, alla Coppa e a tante altre. Ma guarda, oggi su una pagina Facebook del Carnevale chiedevano quali sono le canzoni del Carnevale da sapere a memoria, quindi mettevano Maschereide, io ho messo Risveglio dopo l'orgia. Cioè, secondo me non si può, anche quelle altre. Ma abbiamo detto Maschereide, certo, sulla petta e tante altre, ma Risveglio dopo l'orgia secondo me non si può non sapere. Non sapere. Proprio perché rispecchia proprio l'animo popolare, l'animo del C'è anche una storia di riscatto popolare, diciamo, che non è da poco. Infatti abbiamo detto che l'animo soprattutto effimero della festa. L'animo effimero che però ti lascia qualcosa, no? Esatto. È effimero ma ti lascia una grossa emozione, che è appunto, come detto, se è successo vuol dire che può succedere, quindi non è stato un sogno, è stata una realtà che è durata una notte, ma chissà. C'è anche questo bel messaggio di speranza per il futuro, no? Cioè chissà, il riscatto magari arriva a non durare più una notte, ma ad essere più duraturo, a durare tutta la vita. Esatto. Allora, dopo il Risveglio dopo l'orgia, dove arriva la canzone di Carnevale? La canzone di Carnevale, per la canzone di Carnevale si mette male, come per l'Italia, perché, l'abbiamo già detto, il 1924 è un anno spartiacque e di fatto continua la tradizione della canzone ufficiale, ma sostanzialmente le canzoni d'ora in poi, che però hanno anche loro hanno avuto una vita curiosa che dopo dirò, e le canzoni assumono un aspetto particolare, chiaramente diventano canzoni d'evasione pura, senza nessun doppio senso, e non sarebbe, sarebbe stato impossibile fare altrimenti, perché insomma non è facile, adesso no, ma a volte si dice ci si può ribellare, beh ma insomma sì, ci si deve ribellare, ma non è così facile dirlo, farlo è più complicato, e quindi
Ecco, infatti qui andrebbe detto una cosa. Molte volte è stato chiesto se, anche da persone, mi hanno chiesto a me personalmente, se nel periodo del fascismo ci furono in qualche modo una sorta di resistenza, diciamo, dei carristi coi carri. No, dobbiamo dire la verità, no, non ci fu, però non ci fu, non ci fu, non ci furono, anche perché si rischiava la vita, quindi diciamo era complicato farlo, però i carristi fecero una cosa, non ci furono carri celebrativi del regime, sostanzialmente, cioè in quel periodo lì i carristi non fecero carri di denuncia, ma rinunciarono anche a fare carri celebrativi e preferirono tutti buttarsi su Bacco, Tabacco e Venere, no? Cioè su argomenti e che è un po' un modo quieto vivere, però senza schierarsi dalla parte del fascismo, bisogna dire la verità, e questo gli va riconosciuto, gli va riconosciuto. Le canzoni di quel periodo saranno più o meno sempre sul filone di questa. Sussurra una canzone che mette in cuore un filtro di malia, che suscita passione e nostalgia, e la canzone si fa più viva, più potente, più seducente. E questa era Nel Regno delle Fate, nel 1934, e qui si sente proprio che il carnevale, diciamo, come si può dire, fammelina, no? Cioè, fammelina intorno a sé, aspettando tempi migliori. Sì. E questa è, diciamo, che è una canzone che si può definire canzone cartolina. Esatto. Inizia praticamente quella parte di canzone carnevalesca, di musica carnevalesca, che è la canzone cartolina. Perché canzone cartolina, Walter? Sì, perché a posteriori saranno chiamate canzoni cartoline, perché appunto lo abbiamo detto prima, nel 1924 il paese cade definitivamente nella dittatura fascista. Il fascismo, diciamo, si impadronisce di qualsiasi attività politica e anche culturale, e viene creata l'Opera Nazionale dopo lavoro. Opera Nazionale dopo lavoro è un'organizzazione che era importante perché diceva il suo statuto che doveva curare l'elevazione morale e fisica del popolo attraverso lo sport, l'escursionismo, il turismo, l'educazione artistica, la cultura popolare, l'assistenza sociale, igienica, sanitaria e il perfezionamento professionale. In sostanza, l'Opera Nazionale dopo lavoro doveva controllare
tutti diciamo, gli argomenti popolari completamente, dallo sport all'escursionismo. E infatti poi qualcuno a posteriori lo dirà anche come titolo di merito, no? Perché è vero, vengono fatti i treni popolari, per la prima volta gente che non era mai potuta uscire dove stava viene portata al mare, per esempio, si fanno le colonie, è vero, è tutto vero. E tra l'altro nell'ambito del controllo della cultura popolare il fascismo rilancia o diciamo inventa anche in alcuni casi tradizioni storiche. Qui avvediamo un po' a quello che Bauman chiamò l'invenzione della tradizione, cioè vengono inventate delle tradizioni che si riallacciano, in realtà niente, sono inventate a tavolino. All'epoca chiaramente il regime si beava di queste cose, ma anche nel dopoguerra comunque si capiterà sempre, no, qualcuno che dice beh però facevano, no, brigavano, ed è tutto vero per l'elevazione del popolo. Sì, c'è un piccolo problema, che era tutto fatto per controllare il popolo, cioè quel problema lì non è che facevi quello che ti pareva, era tutto instradato. Allora l'Opera Nazionale Dopolavoro, tra l'altro, diventerà proprio ente organizzatore di tantissime cose, fra cui per esempio anche il Carnevale di Viareggio. E quindi chiaramente quando l'Opera Nazionale Dopolavoro è presente pesantemente o addirittura è l'organizzatore, è chiaro che non c'è spazio per nessun doppio senso, diciamo politico, né per canzoni maliziose, nessun tema. E allora all'epoca, così come i carri si buttano sull'evasione, sull'amore, queste cose qua, le musiche si buttano su questo argomento, ma in generale diventano canzoni cartolina, cioè canzoni che declamano la bellezza di Viareggio, una bella spiaggia, come ci si sta bene. E questa cosa, tra l'altro, probabilmente era anche ben vista dal fascismo, che voleva incrementare il turismo. Quindi sono canzoni cartolina nel vero senso della parola, cioè fanno pubblicità alla stagione turistica. Esatto, infatti bisogna dire e ricordare che in quel periodo lì, nonostante comunque il periodo, Viareggio è una meta turistica di primo ordine, diciamo la famosa perla del Tirreno. Certo. Quelli sono gli anni dello sviluppo balneare della Viareggio turistica, della Viareggio dove all'interno, no, vengono fatte tante cose, tante manifestazioni, tanti ritrovi di artisti e letterati, insomma, viene decantata in queste canzoni, le famose canzoni cartolina del Carnevale di Viareggio. Questa canzone, Il Regno delle Fate, è praticamente un piccolo manifesto di quella che è la canzone cartolina. Un piccolo manifesto, poi naturalmente ce ne sono altre, e noi abbiamo scelto questa anche perché, diciamo, è scritta da una donna, scritta da Maria Teresa Marchionni, e perché secondo noi è emblematica del discorso che abbiamo detto. Infatti dice: mio tesoro, io so dov'è la capitale del carnevale, vieni con me, ti condurrò nel regno delle fate, che so perché ho scoperto quest'estate. Quindi c'è anche un altro messaggio, chiaramente Viareggio stazione turistico balneare, però si dice beh anche d'inverno, però se volete venire non è che proprio ci si stia male, no? E dice: un regno che sta sulle rive del Tirreno, dolce, sereno, regno ideale, cioè sembra quasi di vederlo, no? Questa sorta di paradiso in terra, che è già festante di un gioioso fremito perché è giunto Carnevale. E quindi è evidente l'intento di questa canzone. Però c'è anche qui una cosa curiosa che succede. Cioè queste canzoni, per certi versi, le potremmo chiamare anche canzoni propagandistiche. In realtà non è che propagandano un disegno politico. Però diciamo che in qualche modo vanno nel solco di parlate di quanto è bella Viareggio e non occupatevi delle altre cose. Eppure questa canzone, ma anche altre canzoni cartoline del periodo, diventeranno popolarissime negli anni 70, negli anni 80, infatti vengono tuttora cantate. Perché sostanzialmente poi alla fine queste canzoni sono anche diventate un po' le canzoni dell'orgoglio, un po' anche viareggino, no? Esatto. Cioè, appunto, ritorniamo al suo discorso, le canzoni sono stannate come canzone cartolina, però il popolo le ha utilizzate come espressione del proprio orgoglio, no? E sono canzoni famosissime, cantate appunto abbondantemente, e che rivendicano l'orgoglio di chi vive nel regno delle fate, circondato da una pineta la più segreta, la più discreta, che il mondo non ce l'ha. E anche questo stravolgimento probabilmente del significato originario, secondo me è comunque molto carnevalesco, no? Se ci pensi, infatti non va mai dimenticato
che il carnevale è una festa che il popolo offre a se stesso, diceva Goethe nel Viaggio in India. Anzi, diceva, è l'unica festa che il popolo offre a se stesso. E questa è la... La conclusione, no, di questa, sì, prima parte, la prima puntata di, prima parte, abbiamo affrontato dal percorso. 1900 al 1940. Nel 1940 si svolgerà l'ultimo corso di carnevale, l'ultima edizione del carnevale prima della guerra, e carnevale si svolgerà a febbraio. Il 10 giugno del 1940 l'Italia entrerà in guerra e chiaramente non si parlerà più di carnevale e non andrà neanche a finire molto bene. Il paese uscirà sostanzialmente devastato dalla guerra, morti, lutti, anche odi profondi che si creeranno. Esatto. Ma questa è un'altra storia e la racconteremo nella seconda puntata trasmissione. Nella seconda puntata. E allora io vorrei ringraziare ovviamente tutta l'organizzazione di Radio Sankara, e io vorrei ringraziare Walter Martinelli che ci ha accompagnato in questa bellissima, in questo bellissimo percorso, no, all'interno della prima parte della storia della musica di carnevale. Ci vediamo alla prossima puntata, Walter. Certo, io ringrazio Luca Bonuccelli per sempre il suo stile di conduzione di qualsiasi cosa riesca a condurre. Saluto gli amici di Radio Sankara che ci danno questa opportunità, saluto Alessandro Giusti dalla regia e no, ricordo che questa trasmissione poi resterà disponibile come podcast sulle pagine social di Radio Sankara, per cui non possiamo dire buonasera, perché anche se noi e allora diciamo buonasera, buongiorno, buon pomeriggio e buonanotte. Buonanotte, perché chi vorrà la potrà ascoltare a qualsiasi ora del giorno, della notte, in compagnia di chi vuole. Però bisogna dire una cosa, oltre al buongiorno, buon pomeriggio e buonanotte a tutti voi, ovvero il nostro buon carnevale. Inizia il periodo di carnevale, inizia il carnevale di Viareggio e noi vi accompagneremo in questo bellissimo percorso. Grazie a tutti voi. E viva Viareggio, viva il Foxtrot. Esatto.